È stato sottoscritto nell'aula consiliare del comune di Sant'Arsenio il patto per l'ambiente proposto dal comitato No Biometano di Sant'Arsenio. Il comitato si oppone alla realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano che si vorrebbe realizzare in località Fosso del Mulino. Il patto è stato proposto ai candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative del comune di Sant'Arsenio, Luigi Pandolfo e Donato Pica. Nel patto per l'ambiente il comitato No Biometano ha proposto ai candidati sindaco e al consiglio comunale di sottoscrivere un documento riportante 5 punti relativi sia al progetto dell'impianto di biometano sia a questioni ambientali come il monitoraggio sull'impatto ambientale e sanitario e dell'eventuale bonifica dei terreni individuati nel processo Chernobyl. La messa in sicurezza del canale di scolo denominato Secchio, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominato Monte Cavallo e che riguarda Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio e Teggiano e tutela dell'ambiente. Il patto è stato illustrato ai tanti cittadini presenti dalla presidente del comitato No Biometano di Sant'Arsenio Anna Maria Rizzo. All'atto della sottoscrizione il candidato sindaco della lista Si Cambia, Luigi Pandolfo, insieme ai candidati al consiglio comunale, ribadendo la contrarietà alla realizzazione dell'impianto e ad ogni opera che contrasti l'ambiente, hanno voluto allegare al patto un documento con delle precisazioni relative ad alcuni punti. Il candidato sindaco della lista insieme per Sant'Arsenio, Donato Pica, ha invece sottoscritto insieme ai candidati consiglieri comunali l'intero patto per l'ambiente.